e bike Smartway M1X dopo un anno dall'acquisto. E dopo un anno è l'ora della verità. Avrà soddisfatto le mie aspettative? Vale la pena acquistarla? In questo video faremo un po' di strada insieme e vi dirò realmente come si comporta questa bicicletta. Dopo un anno ho acquistato anche vari accessori per migliorare il comfort di questo mezzo e vedremo quali sono questi accessori. Intanto vi dico che in descrizione troverete la mia prima video recensione sulle bike e vi invito a vederla. E poi questo video è stato girato con l'Instant 360 e Action Cam, video in descrizione. Le riprese aeree sono state fatte col DJI Mini 3 Pro, video in descrizione, ma adesso la protagonista è lei, le bike Smartway M1X, quindi sigla. Ben ritrovati cari amici, adesso facciamo qualche chilometro insieme nel bel parco del basso corso del fiume Brembo a Curno, che si trova tra l'altro poco distante da casa mia, ed è l'ideale per provare queste bike perché al suo interno ci sono percorsi asfaltati, manti erbosi, percorsi ciottolosi, sconnessi e anche tratti con un po' di fango e depositi di acqua. Nei giorni scorsi ha anche piovuto tra l'altro. In questo anno ho percorso circa 1200 km, quindi è veramente giunto il momento per tirare le somme. In questo anno comunque ho avuto il modo di percorrere vari ciclabili a Bergamo e vi invito a seguirmi perché nei prossimi video, nel corso del tempo, posterò anche interessanti video con le ciclabili che farò ancora. In questo anno che adopero questo mezzo non ho riscontrato mai nessun problema e fortunatamente non mi ha mai piantato in asso o lasciato a piedi, per così dire. La batteria non ha problemi, è un'autonomia tranquillamente di 40 km circa, senza problemi si possono percorrere se non chiediamo prestazioni straordinarie. Io solitamente la imposto sul terzo livello di potenza e quando posso e quando la strada lo permette anche sul secondo livello. Con queste attenzioni potete tranquillamente fare e superare anche una quarantina di chilometri di autonomia.
È bene sapere però che con questo mezzo, pur essendo robusto e con ruote larghe, comunque non è adatto per percorsi estremi di montagna. Le pendenze le affronta senza nessun problema e chi è in sella fa veramente poco sforzo. Ma se cercate una bici per percorsi estremi di montagne, questa non è adatta, ma non per il suo prezzo o perché non va bene, insomma. Queste fat bike hanno il loro motore nella ruota e non sono state progettate per fare un uso estremo, con salite proprio estreme da montagna. Sono più per un uso normale. Ecco qui vediamo il portapacchi e la borsa installata su. Comodissima, come vedete, ci sto mettendo il radiocomando del drone. E adesso vi mostrerò anche i particolari.